La showgirl ha svelato alcuni retroscena del rapporto con il ballerino con cui sta condividendo l'esperienza a Ballando con le Stelle. Sabrina Salerno sta emergendo come una delle rivelazioni della 16ª edizione di Ballando con le Stelle. La 53enne è in gara in coppia con uno dei ballerini storici del programma, Samuel Peron. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi la Salerno ha svelato quali sono stati i problemi che ha affrontato all'inizio di questa avventura all'interno del talent show condotto da Milly Carlucci. L'esibizione di Sabrina Salerno e Samuel Peron della scorsa puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 20 novembre 2021, è stata apprezzata da giuria e pubblico. I due si sono lanciati in un freestyle che la giudice ed esperta di danza Caroline Smith ha definito perfetto. La genovese e il vicentino sono apparsi in perfetta sintonia, dimostrando di essere una delle coppie meglio assortite della competizione. Ecco cosa ha detto la Salerno ai microfoni di Oggi riguardo al rapporto con il suo maestro. Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde. Tuttavia, la loro relazione non è stata sempre rose e fiori, anzi. La Salerno ha confessato che, dopo la terza puntata dello show, i due hanno litigato pesantemente e lei ha addirittura pensato di lasciare lo show, è stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano.